Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. La nuova scadenza per vedere il terzo valico ferroviario realizzato e in esercizio è il 2022. Lo ha confermato stamane il commissario governativo Iolanda Romano alla conferenza che si è tenuta a Genova, a Palazzo San Giorgio. La Romano ha detto: sono 6 mesi di ritardo rispetto a quanto aveva annunciato un anno fa, ma nel frattempo sono stati recuperati 2 anni e l'allarme amianto non comporterà spese più elevate e neppure un ritardo ulteriore, aggiunge ancora la Romano. Non si scopre oggi che esistono le pietre verdi e quindi era stato destinato un budget alla gestione del rischio amianto, dice a margine del convegno, e quindi i costi non aumentano. Anche questa volta si è dimostrato che esiste un protocollo per la gestione del rischio nella massima sicurezza e nella massima trasparenza. E a proposito di trasporti, di grandi opere in generale appunto collegate, sono state annunciate 3 nuove rotte dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Partiranno voli verso la Spagna, a Madrid, ma anche per la Grecia con Mykonos e in Italia con Lampedusa, oltre ad un incremento del volo verso Palermo. Con le nuove rotte annunciate stamane salgono a 16 le mete raggiungibili con Volotea dall'aeroporto appunto Cristoforo Colombo, confermando la compagnia che ha base a Genova al primo posto per numero di destinazioni. Ed ora la cronaca con gli sviluppi sul delitto dell'altro ieri nel Torinese. I carabinieri hanno arrestato 2 persone, padre e figlio, residenti nel Canavese, poiché ritenute responsabili dell'omicidio di Gabriele Raimondi, 47 anni, di San Giusto, colpito all'addome nel corso di una sparatoria avvenuta fuori da una villetta di Montalenghe, durante la quale è rimasto ferito un carabiniere. Il movente è da ricondursi a dissidi di caratteri economici emersi in ambienti criminali. In 2 giorni i carabinieri del Comando Provinciale di Torino, coordinati dalla Procura di Ivrea, hanno così risolto il mistero della sparatoria. La vittima è morta all'ospedale CTO di Torino, dove era stata trasportata per shock emorragico. Il carabiniere ferito, un brigadiere colpito al gomito, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere alcune schegge del proiettile. Andiamo nell'Alessandrino, dove è lutto a Ponzone, un paesino appunto della provincia d'Alessandria, che è sotto shock per la morte improvvisa di Renzo Barbieri, l'autista 51enne morto dopo un volo di 30 metri a Loazzolo, nell'Astigiano. Sabato scorso viaggiava a bordo del suo camion, aveva rifornito le zone della Valbormida in crisi idrica, ma per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato sul greto del fiume Bormida. L'autotrasportatore, molto noto in paese, oltre a collaborare con la multiutility alessandrina AMAG, aveva anche una sua ditta, conosceva bene quelle strade. Renzo Barbieri viveva nella frazione Abasse di Ponzone con la moglie Daniela Olivieri. E lo scorso fine settimana, all'età di 92 anni, è venuto a mancare Gino Gemme del mitico bar Baletta, personaggio fra i più popolari e amati della città di Alessandria. Gino Gemme era stato il proprietario di questo bar, che ricordava più un club di stile inglese, passato alla storia anche perché, per inspiegabili o logici motivi, era frequentato solo da uomini, pur non essendo esplicitamente vietato alle donne. Dopo la morte del primo Baletta, Papa Carlo, qualche anno fa, era stata avanzata la richiesta di intitolare la centralissima via al ricordo del luogo dove generazioni di alessandrini sono stati svezzati. Oggi, che anche il figlio di Gino, ultimo gestore del bar, è mancato, sui social avanza la richiesta di intitolare almeno la prima parte del vicolo a Baletta. L'idea è già stata condivisa da moltissime persone, anche perché forse Baletta, pur chiuso da anni, resta ancora oggi il bar più famoso della città. Sono almeno 2 i libri che raccontano le avventure di Baletta e dei personaggi che lo frequentavano. Lo stile è quello del film Amici miei. Qualcuno, nel suo post su Facebook, ha definito Gino Gemme un pilastro della città d'Alessandria. Stasera alle 19, nella stessa chiesa di via Alessandro III, si terrà il rosario. I funerali domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale appunto di Santa Alessandro. Voltiamo pagina, ancora poche rifiniture, poi il nuovo quartiere delle Aie di Ovada sarà ultimato. Intanto sono aperti nuovi accessi pedonali di collegamento con tutto il centro storico. Fabrizio Mattana.
Fino ai primi anni 2000 così si presentava il quartiere delle Aia d'Ovada. Case fatiscenti, sterpaglie e rifiuti. Insomma, non certo un bel vedere nel cuore del centro storico della città. Fino a quando, grazie ad un noto gruppo imprenditoriale con a capo l'architetto Andrea Lanza, le ruspe misero fine al degrado, dando il via alla rinascita di quello che ora è diventato uno dei più ambiti e pregevoli rioni di Ovada. I lavori, svoltisi pressoché ininterrottamente malgrado la crisi economica dell'ultimo decennio, oggi sono arrivati ad una svolta. Nuove palazzine sono sorte dove prima c'erano solo dei ruderi. Cortili, parcheggi sotterranei, apertura di nuove attività commerciali hanno reso più che mai appetibile il quartiere in pieno centro città, che ora ha preso ulteriore vita con l'apertura dei nuovi passaggi pedonali che collegano via San Paolo attraverso l'archivolto dell'ex Albergo Italia con via Gilardini e Piazzetta della Legna. Siamo felici di poter restituire questa porzione di centro agli ovadesi, ha affermato l'amministratore delegato della società AIE, Andrea Pesce. Infatti, nell'ultimo weekend, alcune manifestazioni di rilievo hanno portato ad Ovada migliaia di turisti, che hanno potuto varcare i nuovi accessi ad un quartiere che ha cambiato il volto della città. E molti sono rimasti favorevolmente impressi dalla piacevole novità, dimostrandosi anche molto interessati nella visita ai nuovi appartamenti. Insomma, il sogno di tanti ovadesi sta diventando realtà. Ancora qualche rifinitura, poi le nuove aie saranno inaugurate ufficialmente. Intanto, con l'apertura dei nuovi passaggi pedonali, è già possibile viverle appieno. La cittadina, alla confluenza dell'Orba e dello Stura, oggi ha un nuovo volto. In viaggio ora con la trasformazione delle Officine a Grandi Riparazioni di Torino, Roberto Monteriso. Riecco le Officine a Grandi Riparazioni di Torino. Dallo scorso weekend sono tornate a vivere nella maestosa cattedrale industriale dove un tempo si aggiustavano i treni, ecco le nuove idee per le arti contemporanee, l'innovazione e la creatività. La trasformazione delle nuove OGR, guidata e realizzata dalla Fondazione CRT, accompagna la metamorfosi di Torino, da città dell'industria a centro di soft power e cultura, con una visione che ha l'ambizione di rafforzare la vocazione di un intero territorio in una dimensione internazionale. Le OGR con un Big Bang, una festa lunga fino al 14 ottobre, è completamente gratuita con progetti realizzati appositamente da alcuni importanti protagonisti delle arti visive e della musica. Si regala alla città. Un grande regalo a tutti i pubblici eterogenei che entreranno nello spazio completamente riqualificato. Giorgio Moroder, Gali, Elisa, Omar Suleiman, The Chemical Brothers e il supergruppo Atomic Bomb, solo per citarne alcuni. Per l'occasione anche la partecipazione di Samuel. Sono alcuni degli artisti che si alterneranno sul palco della nuova Sala Fucine, uno spazio di oltre 3.000 metri quadrati che darà ufficialmente al via alla programmazione di arti performative delle nuove OGR. Come ci racconta il segretario generale della Fondazione CRT e direttore generale delle OGR, Massimo Lapucci. Per me era molto chiaro che bisognasse partire da una scelta coraggiosa e quindi, come dico, gettare il cuore oltre l'ostacolo. Le officine erano officine dei treni, dell'eccellenza. A fine 800, inizio 900, qua c'era la frontiera della tecnologia. Conservando questo concetto abbiamo voluto proprio realizzare delle officine che oggi non si occupano più di riparare treni, ma si occupano di riparare altro e di soprattutto incamerare input intangibili ma non meno importanti nella società d'oggi: cultura, arte, musica, fare impresa, ricerca, innovazione, l'eccellenza enogastronomica. E l'officina che cosa fa? Prende questi input, deve per sua natura, per sua missione aggiungere valore, ma con un patto fondamentale, restituirlo poi fuori al mondo esterno, guardando Torino ma anche andando al di là di Torino, quindi un territorio che vuole essere internazionale, aperto all'Europa, aperto al mondo. Un ucraino 26enne è il vincitore del 50° concorso internazionale di chitarra classica, Michele Pittaluga. Sentiamo Emma Camagna. La prima volta dell'Ucraina, da cui è arrivato Marco Topkhy, 26 anni, il vincitore dell'edizione numero 50 del concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga. Si è imposto sul sudcoreano Yi Young Park, 24 anni, e sull'italiana Giulia Ballaré, di 29, Novara. Sono stati premiati in un affollato teatro alessandrino. Tutti e tre hanno affrontato la prova finale suonando
brani di Ponce Castelnuovo Tedesco con l'accompagnamento dell'Orchestra Classica di Alessandria diretta dal maestro Paolo Ferrara. Applaudito e festeggiato pure il cinesino sedicenne Tian Yang, vincitore del Pittaluga Junior per giovani talenti. Il Presidente della Repubblica con una medaglia ha voluto dimostrare ai fratelli Marcello, Maria Luisa e Micaela Pittaluga, organizzatori del concorso, il proprio compiacimento per quanto fanno per la città e la musica nel mondo. Il senatore Lucio Malan ha portato il saluto del Presidente del Senato Pietro Grasso, autore della prefazione del libro stampato per queste nozze d'oro fra la chitarra e la famiglia Pittaluga. Dopo di lui lo hanno fatto molti tra i vincitori delle passate edizioni del concorso, giunti dall'Italia e dal mondo per festeggiare il traguardo raggiunto da questa manifestazione musicale che tanti sponsorizzano, Fondazione CRAL in primis. Avete l'affetto di tutta la città, siete una delle tradizioni più importanti, ha detto il sindaco Gianfranco Cutica ai fratelli Pittaluga. Oggi è la giornata dei nonni, nonni tuttofare che trovano sempre e comunque il tempo per figli e nipoti, una risorsa per l'Italia, ricordiamocelo. Nonna, nonno, sono tra le parole più belle da pronunciare, di quelle che scaldano il cuore. Quando si è piccoli, forse non ci si rende del tutto conto del dono grande che la vita dà quando se ne può percorrere un pezzetto insieme a loro, un tempo giovani e presi da tanti impegni, e ora anziani, ma comunque a disposizione di figli e nipoti. Sì, perché i nonni, che oggi vengono festeggiati in tutta Italia, non riposano mai. Ufficialmente in pensione, sono loro il pilastro cui si appoggiano le nuove generazioni, da cui è possibile attingere storie di vita vera. E allora, ricorrenza a parte, perché si sa, una persona è bella ricordarla e portarle rispetto non solo un giorno all'anno, ma tutto l'anno, oggi chi avrà la fortuna di avere i propri nonni accanto li abbraccerà un po' più forte e chi non potrà farlo troverà il modo di mettersi in contatto con loro, con i propri ricordi. L'UNICEF Italia ha organizzato in tutto il paese, durante il fine settimana, iniziative a sostegno dei bambini sperduti, in fuga da guerre, violenze e povertà, dedicando un pensiero ai nonni, figure fondamentali nella vita di ogni bambino. In più piazze sono stati promossi laboratori incentrati sul tema della memoria, ricordati i giochi d'una volta, i mestieri dimenticati, i racconti dei nonni, musiche, balli e tante attività che riguardano le nostre tradizioni popolari. A fronte di un piccolo contributo è stato anche offerto un braccialetto personalizzato per l'occasione, dal valore simbolico, un braccialetto che rappresenta il legame fra nonni e nipoti, ma che al tempo stesso può garantire aiuto a un bambino sperduto. Anche Alessandria ha risposto a questo appello e l'altro giorno ha aderito alla proposta UNICEF grazie agli alpini che nella sede di Via Lanza hanno illustrato e commentato le foto delle attività in tempo di pace e di guerra. Per gli alunni della scuola primaria la festa prosegue anche oggi. Al museo C'era una volta di Alessandria i bambini andranno alla scoperta dei mestieri e delle arti della vecchia città, accompagnati dai volontari e dalla direttrice del museo Elena Garnieri. E ancora, il giocattolaio Camillo Guastavigna mostrerà ai piccoli con cosa e come giocavano i loro bisnonni. Quello che si è tenuto ieri in Cittadella d'Alessandria è stato il raduno multiepocale di gruppi storici più grande d'Italia. Questa del 2017 era la sesta edizione. L'organizzazione del raduno è dell'Associazione Aleramica di Alessandria in collaborazione con il FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Lo scopo con cui nacque questo evento fu innanzitutto quello di dar vita ad un raduno di addetti ai lavori della rievocazione, un'iniziativa mai tentata fino ad allora in Piemonte, poi coronata con successo e divenuta d'ispirazione per altri eventi similari. Il secondo scopo era quello di raccogliere insieme al FAI le firme necessarie ad eleggere la cittadella di Alessandria al luogo del cuore. Oggi, anche grazie a quell'evento, la meravigliosa fortezza piemontese si è aggiudicata addirittura il primo posto nazionale in tale classifica.
Serata informativa aperta alla popolazione questa sera per avvicinarsi al mondo solidale della Croce Rossa Italiana. L'appuntamento è per le 21 presso l'ex taglieria del pelo di Alessandria, dove verranno illustrati i corsi per diventare volontari della Croce Rossa. Ascoltare, amare, credere e dare è l'invito di un'Italia che aiuta e che crede nel valore dell'altruismo. Tra poco la pagina sportiva, il calcio, parleremo della crisi dell'Alessandria, che l'ultima è ancora sconfitta, questa volta dall'Arezzo. Per la Serie A, due pareggi, entrambi per 2-2 per Juventus con l'Atalanta e Torino contro il Verona. Il servizio è di Roberto Monteriso, poi meteo e notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.